Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a parlare nuovamente di tattiche, in particolare di un modulo che già avevo portato sul canale, ovvero il 4-2-2-2. Si tratta di una formazione che ormai è entrata, ha fatto breccia nel mio cuore, ho masterato, posso darvi anche tutta una serie di consigli pratici molto più dettagliati su come farla rendere al meglio e ci sono alcune cose che secondo me in particolare dopo la patch a livello tattica e di istruzioni ho affinato e che l'hanno reso veramente una formazione molto 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 forte. Ovviamente 4-2-3-1, 4-3-2-1 sono moduli che tuttora utilizzo, però questo qua è diventato il modulo con cui inizio quasi sempre le mie partite, sia in Weekend League che in Individual Rivals. Comunque, senza perderci troppo in chiacchiere, passerei subito all'analisi di questa formazione. Allora, eccoci qua, quindi vi dicevo, andiamo sul difensivo dove appunto ho il 4-2-2-2 e a livello proprio delle tattiche difensive vado a utilizzare sempre come stile di difesa equilibrato. Questo perché vi ho spiegato tante volte, preferisco che sia io padrone di quella che è la mia difesa piuttosto che andare a utilizzare dei preset come quello del pressing che magari vanno a lasciare troppi spazi quando non dovrebbe e invece il ripiega stesso motivo, ovvero che va a far schiacciare la squadra in automatico troppo anche quando non dovrebbe, permettendo avanzata facile al mio avversario. Come ampiezza utilizzo 50 perché bene o male mi ritrovo i terzini che stanno in copertura sulle ali avversarie e sono anche abbastanza vicini ai difensori centrali per evitare che si vengano a creare buchi dove le punte avversarie si possono buttare, mentre come profondità utilizzo 70 ed è quella che è più congeniale secondo me anche a questo modulo in generale, non solo al mio stile di gioco, perché permette di poter recuperare alto il pallone e di innescare i contropiedi che inizialmente fanno guadagnare tanto campo nella appunto porzione di gioco dell'avversario. In particolar modo, spesso e volentieri mi chiedete: Ribè, ma come devo fare? A me la squadra mi si schiaccia. Questo argomento verrà trattato poi nel dettaglio nel tutorial della difesa, però vi posso dire che purtroppo è una cosa inevitabile. Cosa succede? Che nel momento in cui l'avversario porta tanto il pallone, la difesa si abbassa. Cosa dovete fare voi in quei casi? Utilizzate la trappola del fuorigioco, che si fa due volte freccetta direzionale all'ingiù. Ovviamente fatela col tempismo giusto e non in maniera così alla cieca, altrimenti la squadra vi si alza e vi prendono in imbucata. Però per cercare di ridurre le distanze dei reparti e rimanere abbastanza compatti, la trappola del fuorigioco è sicuramente la soluzione migliore. Per quanto riguarda la costruzione della manovra, non cambia quello che è equilibrato, visto che mi piace tanto quella che è la gestione appunto del pallone, sia lenta che veloce, quindi vado a utilizzare io una via di mezzo con equilibrato, perché non voglio che i giocatori scattino in automatico e non voglio neanche che i giocatori la rallentino in automatico, voglio essere io insomma a chiamare questi movimenti in maniera manuale a seconda delle situazioni. Così come quello che va a cambiare invece è la creazione delle occasioni, perché se ricorderete nel video precedente utilizzavo inserimenti offensivi, però ho notato che con inserimenti offensivi quei maledetti alle volte mi si buttavano troppo dentro lasciandomi come un baccalà e non mi ritrovavo quasi mai gli scarichi e diventava il tutto molto problematico e mi ritrovavo l'avversario che veniva a mangiarmi in testa. Invece con passaggi diretti vedo che ci sono gli inserimenti giusti al momento giusto, la squadra non mi scappa via, anzi i giocatori si ritrovano anche abbastanza stretti, pronti per poter fare quegli scambi che sono insomma ideali tra i nostri giocatori offensivi. Ampiezza uso 50 per lo stesso motivo, perché utilizzo il 4-2-2 proprio per evitare che vada a utilizzare una formazione troppo larga, anzi mi ritrovo i due CC che sono una mia di mezzo tra un esterno e un CC, quindi si ritrovano in una porzione di campo neutrale proprio perfetta per poter fare gioco, quindi evito sia di stringere troppo che di allargare la squadra. Con giocatori in aria invece vado a utilizzare 6, che mi permette appunto di poter far sì che si vadano a buttare dentro sia quelli che sono gli esterni, ma mi vengono a dare una mano anche i centrocampisti che poi nelle istruzioni vedrete sono fondamentali. Mentre per angoli e punizioni invece utilizzo 1 per entrambi, per gli angoli per lo schema di cui ho parlato nel video dedicato, per le punizioni per evitare di beccare inutili contropiedi. Per quanto riguarda le istruzioni, partiamo da quelli che sono i terzini. Faccio sempre il canonico resta dietro in attacco per evitare di rimanere scoperto, soprattutto quando magari sto impostando e vengo preso in ripartenza. Per quanto riguarda i difensori
aggiunti che sono i nostri mediani, utilizzo, intercetta linee di passaggio, resta di un attacco e copertura al centro entrambi. Sui centrocampisti ho però da dire una cosa, ovvero che ho notato che avere dei giocatori che non solo siano forti a difendere, ovviamente, ma che abbiano anche dei piedi buoni è fondamentale, perché i miei due centrocampisti centrali sono quelli che mi fanno tantissimo gioco, perché nel momento in cui io vado a gestire la manovra sono loro che hanno poi la palla nei piedi per fare il passaggio decisivo a quella che può essere la punta, l'esterno, eccetera eccetera. Quindi questo che cosa ci permette di concludere? Che avere dei centrocampisti che hanno un work rate di alto alto o anche alto normale in attacco e normale in difesa è veramente una crema, motivo per il quale Kanté è strettamente sotto osservazione, perché visto che i suoi passaggi non sono proprio il top, io mi sono sbloccato quel Fofana che c'ha un ottimo work rate e c'ha pure i piedi buoni oltre a essere molto fisico, quindi vicino al buon Franky potrebbe apparire a breve un Seko Fofana all'interno di questa squadra. Poi per quanto riguarda i nostri esterni, ovvero i COC, utilizzo semplicemente entra in area per il cross ad entrambi. Questo per quale motivo? In maniera tale che si ritrovano in una posizione di campo che è pericolosa, quindi vanno ad attirare quelli che sono i terzini e i giocatori avversari, togliendo uomini dal centro, permettendo poi alle due punte di inserirsi, e poi hanno anche la possibilità di poter appunto andarsi ad imbucare nel momento in cui si crea la situazione giusta, e con entra in area per il cross si avvicinano anche alle nostre punte per poter sfruttare quelli che sono scambi ravvicinati. Per quanto riguarda le punte invece, ad entrambi vado ad utilizzare rimani centrale, questo perché? Perché se io ho i miei due esterni che sono in una posizione intermedia tra centro e largo, voglio che le mie due punte siano più schiacciate all'interno di questo, diciamo, parallelepipedo, dove ci sono, mamma mia, parallelepipedo, dove ci sono i miei due esterni e poi le mie due punte in zona centrale, che tolgono via gli uomini dalla pressione sui miei esterni. Quindi è tutto un gioco di uomini, gli esterni tolgono gli uomini dagli attaccanti, gli attaccanti tolgono gli uomini dagli esterni, gli esterni fanno gioco, si allargano dall'esterno, cercano di rientrare verso l'interno a servire quello che è il supporto dei centrocampisti che si avvicinano all'area di rigore, e poi le due punte si buttano all'interno dell'area per l'appunto per cercare di fare esclusivamente quello che è il tiro finale o l'ultimo passaggio per smarcare l'altra punta. Infatti le due punte vi permettono di poter fare tanto tanto gioco, perché magari contro un avversario che va in tilt o anche contro un avversario bravo ci si sente costantemente minacciati, perché anche se la palla la dovrebbe ricevere magari Cruyff, madonna che avevo detto, dall'altro lato magari c'è Mbappé, quindi il difensore non solo deve andare a chiudere rapidamente Cruyff, ma bisogna anche andare a switchare l'altro per prendere poi anche la copertura di un eventuale passaggio su Kylian. Ovviamente sto parlando dei miei giocatori, ma immaginate giocatori X, quelli che utilizzate voi, tutto è molto coniugabile. Detto ciò, quindi questo perché le due punte sono importanti, e questo diciamo è il meccanismo che alimenta questo modulo: gli esterni che tolgono gli uomini dalle punte, cercano di rientrare verso dentro con i centrocampisti che le servono e vanno poi effettivamente a concludere, a fare semplicemente o l'ultimo passaggio per l'altra punta o la giocata decisiva per poi arrivare al tiro. Quindi ragazzi, anche per questo video è tutto, fatemi sapere che ne pensate, magari i più avevano anche già carpito qualcosa dalle live o dal TikTok che ho caricato con le tattiche aggiornate, perché ormai siamo diventati pure TikTokers, e quindi se non mi seguite, seguitemi anche su TikTok, mi trovate come qui su YouTube. Raga, a me non resta altro che ricordarvi che in descrizione trovate tutti i vari partners e in più anche quelle che sono i link per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, vi lascio con un bel salutone, ciao ciao!